Esiste un ormone naturale potentissimo con delle proprietà straordinarie, un ottimo antidepressivo naturale ed aumenta anche l'autostima. Ma quanto mi piacciono le neuroscienze perché ci stanno regalando tantissime informazioni preziose per migliorare la qualità della nostra vita. Innanzitutto oggi parleremo di questo ormone, questo BDNF, anche detto fattore neurotrofico derivato dal cervello. Un neuropsichiatra dell'Università di Harvard l'ha definito un miracoloso accrescitore del cervello. Questo neuropsichiatra si chiama John Ratey. Ma questo è straordinario, questa cosa qua. Oggi vi racconterò a cosa fa bene e soprattutto come svilupparlo di più, come innescarlo di più attraverso delle azioni naturali. Quindi sei pronto? Sei pronta? E bentornato in Perle di Coaching. Io sono Mauro Pepe. Questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale, come vedi, basata su strategie scientifiche, provate scientificamente, quindi elimina dalla tua playlist tutti i fuffaguru, ma segui la scienza studia e lavora per migliorare la qualità della nostra vita. Oggi parliamo soprattutto di questo ormone fantastico, straordinario, endogeno, cioè che produciamo noi, non abbiamo bisogno dell'esterno, è endogeno, produciamo noi, ma dobbiamo capire come fare per produrlo di più, perché un antidepressivo naturale aumenta i nostri livelli di proprio di senso di appagamento, di felicità e aumenta la nostra autostima. Come è stato scoperto? Tutto parte da alcuni studi fatti intorno al 2000 da una università americana, dove cercavano di vedere la correlazione tra il volume della materia grigia di una parte del nostro cervello e l'autostima. E hanno trovato una netta correlazione e all'aumentare del volume della materia grigia dell'ippocampo aumentava anche l'autostima, ma al diminuire di questo volume diminuiva l'autostima. Tutto parte da questa correlazione. A un certo punto però hanno scoperto anche che l'autostima era strettamente legata alla quantità di esercizio fisico fatta dalla persona. Cioè, in che modo? L'autostima aumentava all'aumentare dell'esercizio fisico, ma non solo l'autostima situazionale, cioè solo l'autostima all'interno di quello sport, ma addirittura l'autostima sull'apprendimento, sulle relazioni, a scuola, nel lavoro. Quindi praticare sport, soprattutto in tre ambiti, con allenamenti che servono per la resistenza, per lo sviluppo della forza e lo sviluppo dell'agilità, questi tre allenamenti aumentano anche l'autostima. E hanno visto che all'aumentare di questi esercizi, all'aumentare l'autostima, c'era un ormone nel nostro cervello maggiormente presente. Questo ormone era un BDNF, che poi alla fine è una proteina. E hanno visto che era così tanto importante che a un certo punto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito qual è la quantità minima di sport da praticare, sempre in aerobico, forza e agilità, per una persona adulta e per un bambino, e l'ha pubblicato in un documento del 2020, quindi molto recente, per dire: al di sotto di questa quantità di sport praticato ogni giorno c'è la malattia, al di sopra c'è il benessere, perché l'obiettivo dell'OMS spesso è far vivere una vita di benessere, non solo evitare la malattia, come piace a noi di Vinci con la Mente. Noi puntiamo al benessere. Questa è la cosa fondamentale. Wow, ma che cosa bella! Il BDNF. Andiamo a vedere tutti i benefici del BDNF. Anzi no, vi dico anche qualcosa detto l'OMS. Per gli adulti almeno 150 minuti di attività fisica a settimana, che non è tantissimo. E per i ragazzi o i bambini almeno un'ora al giorno. Ma almeno, questo è fondamentale. Primo beneficio: aumenta la sopravvivenza dei neuroni esistenti e delle sinapsi esistenti, che sarebbe il collegamento tra i neuroni. Quindi questa è la prima vera strategia di anti-aging, di anti-invecchiamento del nostro cervello. Due, il secondo beneficio è che innesca la neurogenesi, quindi la crescita e l'aumento di nuovi neuroni e soprattutto, cosa più importante, nuove sinapsi. Questo è importantissimo. Inoltre migliora la memoria, sia quella a breve termine, sia quella di lavoro, sia quella a lungo termine. Aumenta le capacità di apprendimento e migliora il nostro livello di pensiero, sia quello logico che sia quello creativo. E infine è un eccellente e potente antidepressivo. Ma ora, siccome stiamo nel mondo Vinci con la Mente, vogliamo sapere: sì Mauro, bellissimo, affascinante tutto questo, ma come facciamo ad aumentare questo BDNF per ottenere tutti questi benefici? Attraverso 7 strategie che ho inserito nei miei studi in questo foglio, che metterò in descrizione su YouTube. Prima strategia: abbassare gli
zuccheri, quindi no picchi glicemici. Io non so quante volte l'avrò ripetuto nei miei video. Ogni volta che tu hai un picco glicemico avrai un down glicemico, e questo down glicemico crea un danno sia a livello energetico, sia a livello emozionale, sia a livello di tutto quello che deve fare il nostro corpo per gestire quel down glicemico. Quindi più hai una gestione della glicemia ottimale e più il tuo corpo sta meglio. Ovviamente con una gestione della glicemia ottimale produci molto più BDNF. 2. Applicare anche tecniche di digiuno intermittente, magari partendo da quella più semplice, cioè passare 12 ore senza mangiare. 12 ore senza mangiare è facilissimo, basta, che ne so, cenare alle 7 di sera e poi fare la colazione il giorno dopo alle 8 di mattina. Quindi è abbastanza semplice come cosa. Questo è il più semplice. Poi ci sta quello un po' più avanzato, che è il digiuno intermittente 8-16, cioè digiunare per 16 ore, quindi significa hai cenato sempre alle 7, alle 8 di sera e pranzi direttamente saltando la colazione. Ma ci sono tante. Poi il digiuno intermittente è molto importante sia per abbassare l'insulina, sia per il riequilibrio del sistema nervoso, sia simpatico che parasimpatico, ma anche con fondamentale riduce lo stress ossidativo e le infiammazioni dovute alla digestione. Ora, cosa fondamentale? Il digiuno intermittente ci sta di chi dice che è straordinario, chi invece che non serve. Sinceramente io l'ho applicato e a me piace questa formula. Ogni tanto lo applico nella formula 16-8, cioè salto un pasto, salto generalmente la colazione, che è quella che mi riesce più facile. Perché? Perché ogni tanto è importante che il nostro corpo vada in una situazione di digiuno. Questo è quello che piace a me. 3. Allenamenti con sprint. Allenamenti con sprint aumentano questo ormone. Studio tedesco del 2008 ha visto che alcuni allenamenti con sprint migliorano alcuni benefici. Uno su tutti, l'aumento del BDNF. Poi hanno portato un aumento del 20% dell'apprendimento rispetto all'attività aerobica. E i soggetti del test hanno mostrato un vocabolario migliorato. Un vocabolario migliorato. Cioè, faccio allenamenti di sprint, quindi faccio sport, e miglioro le mie capacità mnemoniche, verbali. E un'altra cosa fondamentale, questi miglioramenti sono stati raggiunti con un minimo di 2 sprint in un allenamento, che non è neanche tantissimo, ma questo si lega al fatto che noi siamo sempre geneticamente legati agli uomini della preistoria, che ogni tanto facevano degli sprint per salvarsi la vita, oppure per andare da un posto all'altro, o tante altre cose, e ne abbiamo proprio bisogno proprio fisicamente. Un'altra forma, la quarta strategia, è l'allenamento di resistenza ad alta intensità, l'HIIT. Che cos'è? Te lo spiego facilmente, anche se all'inizio conviene farti aiutare da un professionista. È un allenamento di questo tipo. Stai facendo una corsetta e parti in una situazione di facilità, quindi in una corsetta aerobica. Stai correndo, è bello. Poi a un certo punto aumenti molto il passo e poi ritorni la tua corsetta. Poi un'altra volta aumenti il passo e poi aumenti, ritorni alla corsetta. Poi aumenti il passo e ritorni alla corsetta. Questa tipologia di allenamento, anche detto HIIT, ovviamente ci sta tutta una scienza dietro di come si fa bene, aiuta a migliorare le capacità cardiache, la varianza cardiaca, che è qualcosa di straordinario, aiuta a bruciare i grassi di deposito, importantissimo. Tende a utilizzare le calorie che serve per questo nostro esercizio nei grassi di deposito, che è fondamentale. Riequilibra l'insulina, tanti benefici, ma soprattutto aumenta l'utilizzo e soprattutto la produzione di questo ormone. 5. Ambiente sociale arricchito. E tutto ciò parte da uno studio italiano, evviva! Parlo sempre studi americani, canadesi, inglesi, australiani, tedeschi, finalmente uno studio italiano, ma che figata! Questi scienziati italiani hanno visto che i bambini esposti a numerosi stimoli in un ambiente coinvolgente tendono a creare maggiore autoefficacia e un aumento del benessere mentale. E inoltre, che succede? Un aumento di questo ormone. È importantissimo frequentare ambienti stimolanti che ti portano a riflettere, che ti portano a fare un passo in più. Ad esempio, vincicolamente è un ambiente stimolante. Entrare nel mondo vincicolamente può cambiare completamente la tua vita, perché la nostra filosofia è quella di puntare a un miglioramento, è un altro miglioramento, è un altro miglioramento. Hai sempre nuovi stimoli, riflettendo, studiando, applicando. E qualsiasi sia il modo che vuoi entrare nel mondo vincicolamente, dal semplice corso online, abbiamo tanti ormai, al frequentare un percorso di coaching, sia per raggiungere un obiettivo o per superare una difficoltà. Oppure la cosa più importante che puoi fare all'interno del mondo vincicolamente è partecipare all'accademia per diventare mental coach, dove prendiamo queste persone e le trasformiamo in mental coach. Al di là se poi tu vuoi farlo come lavoro il mental coach o vuoi beneficiare di quelle grandi abilità nel tuo lavoro e nella tua vita. Insomma, frequenta ambienti stimolanti. Inoltre, 6. Esposizione
esposizione alla luce del sole e la vitamina D. Passare del tempo all'aria aperta, alla luce del sole, almeno un'ora al giorno. E soprattutto d'inverno e soprattutto per gli over 40, integrazione di vitamina D continua ad alta qualità. 7. Una certa supplementazione alimentare aiuta questo ormone. E ti dico quali sono le cose più importanti. 1. Gli omega 3, tutti ne parlano, ma sono veramente importanti. Quindi aumentare l'acquisizione di omega 3 anche tramite l'olio di krill, che è particolarmente importante in questo caso qui. Poi la curcumina, la curcuma, che è un antinfiammatorio naturale pazzesco, straordinario. Il tè verde, io non amo troppo i tè, però il tè verde aiuta tantissimo la produzione di questo ormone. E infine il resveratolo, che è presente nelle frutte a buccia scura come l'uva e le bacche. Questo resveratolo ha delle proprietà straordinarie. Tra le varie proprietà straordinarie c'è l'aumento di questo ormone. Ora, questo lungo video finisce qui, io ti consiglio di riguardarlo perché ci sono tantissime informazioni, prendele anche nella descrizione di YouTube per capire come aumentarlo. Ma il grande messaggio che voglio darti alla fine è che le cose non migliorano da sole, però abbiamo tutto a portata di mano. Puoi vivere una vita davvero appagante ed è tutto a portata di mano. La cosa più importante è che tu ora ti prendi la briga di applicare queste strategie, perché è questo che fa la differenza nella tua vita. La mia missione su questa terra è aiutare sempre più persone a prendere in mano la loro vita e a far sì che possano vivere una vita davvero appagante, essere davvero felici, non gioiosi semplicemente, ma felici, di una felicità interiore. E questo è tutto dall'ingegnere dell'emozione. Io ti abbraccio affettuosamente e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!